Diamo inizio a questo incontro che di presentazione e commento alla pubblicazione erano ridotti a desiderare l'officina i ragazzi della riforma lombarda. Dando per scontato che qui non siamo tutti lombardi e che quindi non tutti conoscano gli antecedenti, riassumo due questioni che ritengo importanti per inquadrarlo. Negli ultimi due anni la Regione Lombardia ha prodotto due riforme, una quella sulla riforma del mercato del lavoro, che possiamo dire essere in modo sintetico l'attuazione della legge Biagi, cioè le conseguenze messe in moto dalla riforma Biagi sul mercato del lavoro, attuazione regionale, e la riforma del sistema dell'istruzione e formazione professionale. Che cosa hanno in comune, perché le cito assieme e servono per inquadrare anche quanto verrà poi illustrato? Vi era dentro la necessità di normare chi, intanto i diritti di risposta al bisogno vanno riconosciuti alla persona e quindi di rimettere al centro la persona, i suoi bisogni di lavoro, la sua domanda di istruzione, la sua domanda di istruzione con continuità nel corso della sua esperienza di vita lavorativa, e che di fronte a questo bisogno, qualora vi sia un intervento, il diritto di scelta e la libertà di scegliere come avere la risposta a questo diritto, a questo bisogno, stesse in capo alla persona. Secondo passaggio di questo, quindi, si trattava di fare quelle norme che riconoscessero quali erano le agenzie abilitate a rispondere a questo bisogno e quindi quali caratteristiche devono avere quelli che fanno i corsi di formazione professionale per essere abilitati a fare la formazione professionale, chi poteva svolgere il servizio di essere agenzia per il lavoro perché può farsi carico, prendere in carico, come adesso si usa dire, le persone per seguirle in tutta l'attuazione, fino a quando erano formate, avevano ricevuto quella formazione necessaria per reinserirsi nel mercato del lavoro e accompagnarle fino all'inserimento lavorativo, cioè ad avere realmente un reddito che derivasse da un'occupazione. Questo è lo schema per cui le due riforme stanno assieme, perché al centro avevano alcuni punti comuni, ma soprattutto hanno anche una cosa: rispondono a quel percorso di sostegno perché lungo tutto l'arco della vita una persona possa essere coscientemente attiva e capace di gestire le risposte ai propri bisogni, che era la caratteristica su cui si puntava nel dire vi è una centralità della persona e bisogna sostenere questa sua capacità di essere attiva e di dare il suo contributo in modo cosciente alla società. Queste erano le ragioni e lo sfondo. Dentro a questo, ovviamente, la storia intrecciandosi con le riforme che a livello nazionale avvenivano nel settore istruzione e formazione professionale, vi è invece qui un nodo particolare che ha visto interventi normativi e amministrativi che si sono susseguiti nel corso degli anni in modo tale da affinare tutti quegli interventi che andavano dalla formazione permanente nel corso della vita lavorativa a quelli che erano gli interventi finalizzati all'istruzione della fascia obbligatoria, a quelli che erano finalizzati quel brutto termine che è il recupero scolastico, cioè riportare ad avere una formazione adeguata chi aveva abbandonato un percorso scolastico e formativo nel corso degli anni o perché non gli piaceva la scuola, gli era più attirato dal mercato del lavoro o per altro, e che quindi ha ridisegnato questo e che è servito in modo importantissimo e direi come esempio di valenza nazionale per affinare tutti quegli strumenti economici che poi portassero al riconoscimento vero della centralità della persona e della sua libertà di scelta nei percorsi in cui poteva essere inserita. Ovvio che questo ha fatto emergere anche un lavoro nella società civile lombarda, questo riconoscimento che nel corso degli anni ha permesso a molte agenzie che erano di risposta al bisogno, mi si passi il termine per i due operatori che abbiamo invitato a raccontare la loro esperienza, iniziati in modo un po' volontaristico e non solo di volontariato, a diventare però invece vere e proprie agenzie educative e formative nel corso di questi anni che hanno segnato questo percorso. Il libro che qui presentiamo, appunto, erano ridotti a desiderare l'officina i ragazzi della riforma lombarda, che è stato curato da Emma Neri, giornalista che collabora in Regione nella cosa, cerca attraverso il racconto delle esperienze di illustrare questo percorso. La frase che fa il titolo del libro, erano ridotti a desiderare l'officina, è presa dall'esperienza di Don Milani e dell'esperienza della scuola di Barbiana, cioè erano ridotti a desiderare l'officina, era nel senso di dire non avevano un'alternativa A, la scuola non riusciva
ad appassionare, ad avvincere i ragazzi, tal punto da desiderare finalmente l'officina, perché l'altra veniva vissuta come una condanna, seduti dietro ai banchi, ma sempre di condanna si trattava. Da qui la cosa e l'idea quindi di rimettere in moto l'iniziativa. L'intreccio fra le due riforme, lavoro, scuola, istruzione e formazione professionale, è data proprio dal fatto che le due leggi regionali davano questa idea, avevano a cuore il fatto di ridisegnare il sistema, perché l'inserimento attraverso la formazione, l'inserimento e la sicurezza del mercato del lavoro, si ritiene, e viene detto a più riprese nelle iniziative che in regione viene fatta, è che attraverso la conquista dell'autonomia individuale delle persone e di un welfare che sostiene questa vita attiva, che possiamo avere un reale welfare partecipativo e che attiva le forze vive della società. Do la parola allora adesso, in prima battuta, al vicepresidente della giunta regionale, che chiamo a raggiungerci qui alla presidenza, l'assessore Gianni Rossoni, che è anche assessore, oltre che vicepresidente della giunta, assessore con delega al lavoro e all'istruzione professionale della regione, quindi non possiamo non chiamarlo, e quindi chiamo lui a dare il saluto iniziale prima di dare la parola ai Manera. Cosa devo dire? Devo dire grazie a Emma Libre, che libro è bellissimo fatto. Intanto. Il libro è bellissimo. No, racconta, non è un libro qualsiasi, è un libro che racconta delle storie vere di ragazzi che hanno incontrato, dopo anche qualche problema, hanno incontrato chi si è preso carico di loro. E che, conducendole per mano, a partire dal fare, sono arrivati anche al saper fare. Quindi, oltre che fare la storia di quella che è stata la formazione professionale in Lombardia, a partire da Azon, poi racconta queste storie, racconta quanto la Regione Lombardia, il Presidente Formigoni, ha fatto in questi 12 anni e mezzo di governo regionale rispetto a questo tema, che è un tema centrale, quello dell'educazione. Mi pare che proprio anche ieri il Cardinale Bagnasco ha posto il tema dell'emergenza educativa. Ecco, mi pare che questo libro, oltre che essere fatto molto bene, se devo fare una critica, c'è anche apposta. L'avete scritto anche un po' troppo. L'avevo detto. Vedere come me che abbiamo degli occhiali. L'avevo detto, assessore. Ma molto male. Questa voleva essere una battuta. A Emma, perché volevo veramente ringraziare per questo sforzo che ha fatto raccontando queste storie. Mi pare che chi è qua, a partire, e saluto con grande piacere il mio direttore generale, il dottor Albonetti, a partire da lui, da esempio a Vignaria e poi alla Emma, sono testimonianze vere di un lavoro che in questi anni si è fatto. Vedo qui poi pure la dottoressa Ada Fiore, che insieme, perché queste cose si fanno non da soli, si fanno insieme a tanti voi, tante persone qui davanti a me che portano avanti queste esperienze bellissime, che sono esperienze vissute, che sono raccontate nel libro. Quindi è un libro di vita vissuta raccontata, e quindi per quello che è bello, perché racconta delle esperienze, racconta dei bisogni e chi si è fatto carico dei bisogni di questi ragazzi. Mi pare che questa sia la bellezza di questo libro, quindi veramente mi congratulo con Emma, ma mi congratulo con Roberto, con Sempio e anche con Vignali per quello che insieme a Ferlini stanno facendo per la Regione Lombardia, ma più che per la Regione Lombardia, per i nostri ragazzi. Mi pare che questo sia veramente, come dire, sinteticamente il motivo per cui siamo qua oggi al meeting a presentare questa esperienza educativa. Grazie ancora. Grazie a Gianni Rossoni. Allora la parola all'autrice. Sì. Allora ringrazio Ferlini, ringrazio moltissimo l'assessore Rossoni e ringrazio tutti i presenti, tra i quali vedo moltissime facce amiche.
in una giornata, un pomeriggio così intenso di incontri interessanti che ci sono al meeting, beh, lo considero proprio un regalo che siate venuti qua. Ci sono dei centri citati nel libro abbondantemente, Cometa, il CSL, c'è il nostro segretario generale Nicola Sanese, non abbiamo parole per dire l'onore che ci fa, ci sono un sacco di amici. Soprattutto ringrazio il meeting che ci ha consentito di essere qui oggi per presentarvi questo libro che racconta delle storie. Come diceva Ferlini, il sottotitolo è I ragazzi della riforma. I ragazzi sono quelli che vedete rappresentati nelle immagini, nel video. No, vabbè, è un ragazzo un po' cresciuto, ma anche lui ha bisogno di formazione ancora. È un filmato che abbiamo girato in alcuni centri della Lombardia, appunto per illustrare le linee della legge. La riforma, i ragazzi della riforma, la riforma è appunto la legge di cui parlava Ferlini, la 19-2007, che ha consentito a una scuola tradizionalmente di serie B, la formazione professionale, di diventare una scuola vera, di istruzione e formazione professionale, dove un ragazzo impara a studiare, a lavorare e possibilmente anche a vivere. Ecco, il titolo, che appunto è tratto da lettera a una professoressa di Don Milani, racconta cosa può voler dire per un ragazzino adolescente, quello di cui si parla qua al meeting, protagonista nessuno, cioè essere aiutato a diventare protagonista della sua vita. Magari non come raccontano in tanti nel libro Vignali, Sempio o Cometo, il CSL, il più bravo del mondo, magari non un campione, però un ragazzo che cerca il senso della propria vita e riesce a stare nella storia in piedi a testa alta. Ecco, io voglio dire solo una cosa e lasciare subito la parola ai relatori presenti, perché su questo palco, tra Regione, c'è il mio direttore, la CDO, c'è Ferlini, gli enti, c'è addirittura l'assessore, io sono l'unica che non fa assolutamente niente, però ho avuto un privilegio. Ho avuto un privilegio di guardare a quello che accadeva in Lombardia. E lo dico perché è vero. In un film che verrà presentato qui al meeting, molto bello, si chiama Greater Defeating AIDS, di Emanuele Exito, un regista bolognese che credo qui abbia tra l'altro molti amici. E lui intervista Rose, questa infermiera che farà anche un incontro bellissimo al meeting, che a Kampala aiuta donne ammalate di AIDS e orfani. Ecco, a un certo punto Rose, questa signora dice: in questo mondo si parla troppo, bisogna guardare, perché il fare stanca, non basta, invece il guardare commuove e muove. Ecco, io parlo del privilegio che ho avuto perché mi è stato chiesto di guardare quello che stava accadendo senza fare niente o comunque non molto. Non per raccontare quanto è grande la Regione Lombardia, che non ha bisogno di me, nemmeno tantomeno per esaltare le mille opere sorte dalla creatività del popolo lombardo. Guardare e verificare, questo sì, se è vero quello che ci diciamo ogni giorno sulla sussidiarietà, cioè se è veramente un metodo impostato sulla valorizzazione della persona, sulla libertà di scelta, sulla relazione di fiducia tra l'ente che governa e le opere che nascono sul territorio, sulla responsabilità condivisa, dà come frutto una vita migliore e possibilmente anche leggi migliori. Ecco, ho guardato a quello che accadeva girando da un osservatorio privilegiato, un orizzonte che aveva davanti sia chi lavora in Lombardia, tanti qui presenti, amici e colleghi, sia le realtà che tentano di rispondere ai bisogni di chi vive in Lombardia. Ecco, i due fronti, diciamo, principali delle opere. E mi sono sentita veramente commossa, non lo dico in modo retorico, per quello che ho visto. Perché dove c'è un grande bisogno, potremmo dire parafrasando Rilke, c'è una grande speranza, cresce una grande speranza. E l'emergenza educativa è un grande bisogno. Le scuole che non funzionano sono un grande bisogno. Esprimono un bisogno immenso i ragazzi che finiscono in dispersione scolastica, come ricordava prima l'assessore anche Ferlini, e sono tanti. In Italia sono il 25% degli iscritti al primo biennio delle superiori in Italia. In Lombardia, ovviamente, siccome i lombardi sono i migliori, sono meno, però ci sono anche lì. Io ho visto persone che cercano di rispondere a questo bisogno, laici, cattolici, profit, non profit, non sono distinzioni che hanno molta importanza in questo caso. È una regione che
anche legiferando, cerca di aiutarli nel loro lavoro. E ho cercato di rendere quello che avevo visto anche con questo libretto che abbiamo scritto insieme a Eugenio Gotti, che è quello che lavora di più in assoluto, no, e che adesso è in vacanza, gli unici giorni di vacanza della sua vita. Lo salutiamo da Rimini, dopo leggerà i nostri saluti sugli atti. E ringrazio di cuore, veramente, il direttore Albonetti e l'assessore Rossoni per avermi permesso di vivere un'esperienza così intensa anche professionalmente. Voglio testimoniare un'ultima cosa, la mia gratitudine per essere su questo palco. Nelle mie vite precedenti, qui al meeting, io per anni ho tentato di raccontare ai giornalisti che cos'era la sussidiarietà, sapevo tutto a memoria, con esiti incerti a volte, alterni altre volte, però io ho capito veramente in cosa consiste un modo diverso di vivere le relazioni tra gli uomini quando sono andata in giro a guardare quello che succedeva, cioè non mi rendevo conto di quello che dicevo, me ne sono accorta quando ho iniziato questo nuovo lavoro. Davanti alle facce dei ragazzini che avevano ritrovato la voglia di studiare, davanti alla fatica di chi sostiene il loro cammino e anche davanti al lavoro quotidiano e spesso non immensamente gratificante dei miei amici che in regione lavorano per favorire la libera iniziativa di chi opera per il bene comune. Gli uomini di buona volontà che sono qui oggi con me su questo palco. Grazie. Grazie a Emma e do la parola adesso a Diego Sempio, che è direttore del CFP Canossa di Lodi e che è uno dei soggetti protagonisti delle storie raccontate. Sì, buongiorno. Io, anzitutto, visto che vi ha ringraziato tutti, ringrazio anch'io. Dico che un libro così, se non c'era, bisognava inventarlo. Perché io sono entrato nella formazione professionale nel 97, quindi non tantissimo tempo addietro, ma ho fatto in tempo a vivere un po' di vicissitudini che il libro racconta. E prima Massimo diceva, per chi non è della Lombardia è bene conoscere cose che probabilmente non si conoscono, ma io credo che anche per chi è nella Lombardia un po' di questa storia e di cos'è la formazione professionale, credo ci sia bisogno di saperlo. Questo libro mi sembra interessante perché appunto racconta attraverso storie, ma attraverso una precisa ricostruzione storica, quello che è accaduto negli ultimi anni a livello appunto di formazione professionale. Io sono arrivato nel 97, dicevo, un po' casualmente, non arrivavo dal mondo della scuola ma dal mondo del lavoro, mi sono trovato a insegnare prima e poi a fare il direttore. Ho scoperto, appunto, io ho sempre abitato in Lombardia, quindi un mondo che non conoscevo. Cioè la formazione professionale per me era un'emerita sconosciuta, non sapevo neanche esistesse. E ho scoperto un mondo interessante, era il mondo, noi ci chiamiamo Canossa perché abbiamo appunto preso l'ente dalle suore canossiane di Lodi, quindi enti storici di origine cattolica in questo caso. Mi aveva subito colpito, come dire, una grande capacità e una grande flessibilità e voglia di stare con i ragazzi che nella scuola che io avevo fatto da studente non avevo mai trovato. Quelli sono stati anni, che infatti il libro racconta bene, in cui a un certo punto sembrava che la formazione professionale non dovesse più esistere. Tant'è che c'è arrivato un momento in cui si è detto basta, si farà solo formazione post-diploma, dimentichiamoci i ragazzi e andiamo avanti così. Come la cosa, cioè, noi semplici operatori, opero lì da un paio d'anni, mi aveva lasciato un attimo perplesso, anche perché ho visto un metodo, adesso cerco di esemplificare velocissimamente, che pur in una forma ancora difficile, perché allora c'erano soli 2 anni, e allora, come diceva Emma, il titolo lo dice bene, perché la frase di Don Milani, che io magari rileggo perché mi ha colpito, perché è attualissima, anche se è stata scritta nel 67, lui diceva così, parla di Sandro, aveva 15 anni, alto 1,70 m, umiliato perché adulto, non so se faceva la prima superiore. I professori l'avevano giudicato un cretino. Oggi nessuno si permetterebbe di dare il cretino, ma farò degli esempi in cui si capirà che si dia ancora del cretino, in una forma anche peggiore che non dare di uno il cretino. Volevano che ripetesse per la terza volta la prima. Gianni aveva 14 anni, svagato, allergico di natura. I professori l'avevano sentenziato un delinquente e non avevano tutti i torti, ma non è un motivo per levarselo di torno. Né l'uno né l'altro avevano intenzione di ripetere, erano ridotti a desiderare l'officina. Cioè erano ridotti, non che desiderare l'officina sia sbagliato, ma erano ridotti nel desiderio, cioè la loro possibilità dal punto di vista scolastico era già stata tagliata.
Io nei primi anni che ho insegnato mi sono trovato di fronte a questa situazione. Arrivava classicamente la mamma col ragazzino a cui nessuno aveva dato del cretino, ma a cui le medie gli hanno detto: guardi, suo figlio, per carità, intelligente, però non c'ho voglia di studiare, non riusciamo a capire. Allora, una volta si diceva vada a lavorare, adesso si diceva vada nei CFP. E il problema è che questi ragazzi aumentano, perché tanti, anche i miei amici, hanno figli, eccetera, che hanno problemi sulla scuola. Io ho cominciato a domandarmi se, come dire, i ragazzi stavano diventando più cretini di quando eravamo noi, o se c'era qualcosa che non andava. E credo che un po' in questo libro, come dire, qualche risposta si è incominciata a dare. Anche perché c'è un equivoco di fondo. Quando si fa l'orientamento alle medie, ho parlato spesso con insegnanti delle medie, appunto, il ragazzo bravo che funziona, liceo. Quello che è un po' in più in difficoltà, l'istituto tecnico, chi è un po' più in difficoltà svogliato, l'istituto professionale, chi proprio a scuola non dovrebbe andare, ma ormai deve andarci per forza, formazione professionale. Ecco, chi oggi, ancora oggi, in Lombardia un po' meno, grazie a quello che è successo e che qui stiamo raccontando e che il libro descrive bene, la formazione professionale è vissuta così, cioè come un'altra cosa rispetto alla scuola. La formazione professionale tipicamente era 2 anni per raggiungere una professione, ti insegno a fare il panettiere, ti insegno a fare il parrucchiere, ti insegno a fare l'elettricista, quindi non ti mando a scuola, così almeno trovi anche tu una strada. Però è la riduzione del desiderio, perché questi ragazzi non sono ragazzi che tutti non possono fare quello che ho fatto io, che non ho fatto niente speciale, però ho fatto un istituto tecnico, ho preso la laurea. Non sono tutti ragazzi che hanno condizioni oggettive per cui non ce la possono fare, anzi abbiamo scoperto che ce la possono fare e come. Io mi ricordo un caso che tra l'altro è raccontato anche in questo video, di una ragazza, primo anno di scuola, molta difficoltà, molto introversa, non parla, fa fatica a studiare, i professori sono un po' preoccupati. Allora, era ottobre-novembre, diciamo, la famiglia la convochiamo per cercare di capire. Casualmente, il giorno prima, la mia insegnante di scienze è un mio pallino, sarà citato nel libro perché è stato frutto anche di una cosa interessante, mi dice: sai che Nicola ha fatto il miglior compito in classe di scienze, di tutta la classe. Quindi un caso abbastanza strano, perché rispetto a... Allora, il giorno dopo arrivavano i genitori, io sono lì, papà e mamma e la ragazza. La prima cosa venuta da dire non è: partiamo da ciò che è la difficoltà, partiamo da ciò che è successo ieri. Io ho detto: Nicola, complimenti, perché oggi, cioè ieri, la tua professoressa mi ha detto che il tuo compito è stato uno dei migliori. Il papà, con fare abbastanza tranquillo, si gira verso la ragazza e gli dice: vedi, anche qui ti prendono in giro. Mi è gelato il sangue nelle vene, perché pensava che lo prendessi in giro. Evidentemente la stima che la scuola fino a quel momento aveva dato a questa ragazza e alla famiglia era così bassa da non poter neanche immaginare che sua figlia potesse su un pezzo di strada fare una cosa positiva. Da quel momento, come dire, poi le cose sono cambiate, nel senso che poi Nicola, invece, partendo da quel pezzetto, eventualmente ha detto: no, guardi che non la sto pigliando in giro, è proprio così. Da quel pezzetto si è ripartiti. Adesso Nicola ha fatto 4 anni, per cui ha fatto anche il 4° anno del percorso, lavora in uno studio di architettura, fa la disegnatrice CAD, riceve i clienti, va a parlare con i clienti nel cantiere, fa le misurazioni, fa la segretaria, fa un lavoro che piacerebbe fare anche, che mi piacerebbe fare, nel senso che è bello. Ed era una destinata, cioè ridotta all'officina, perché questo sottende, destinata a non fare nulla nella vita di interessante, per sé. E io di casi così ne ho visti veramente tanti, infatti ogni tanto mi chiamano a raccontarli, perché io dico sempre che ho il lavoro più bello del mondo, perché assisto quotidianamente ai miracoli, perché se pensassi che fosse merito mio, sarebbe veramente, il Padre Eterno mi scarica subito un fulmine, perché è talmente evidente la sproporzione, che questa cosa è affascinante. Diciamo che i primi anni sono proprio gli anni di questa situazione, arrivano le situazioni più disastrate, famiglie distrutte dal punto di vista per cui c'è la scelta della scuola superiore ti rifiuta, cosa facciamo? Noi abbiamo però un biennio che, come dice bene il libro, per una per una questione storica, culturale pesantissima, per cui vede una divisione netta tra ciò che è cultura e ciò che è lavoro, ha deciso attraverso normative di quegli anni che la formazione professionale è Ministero del Lavoro, quindi non è sotto il Ministero dell'Istruzione.
Quindi appunto sono 2 anni di esclusione dalla scuola, il tentativo di reintegrarti in un percorso di cittadinanza ma fuori dalla scuola. E questa cosa qui sta stretta, anche perché quando vedi i ragazzi che poi in qualche modo ripartono, è difficile dirgli adesso ricominci dalla prima, è la situazione che viene descritta qua, no? Però così si è andati avanti per un po' di anni, anzi nel 99 c'è stata la batosta del ministro Berlinguer, che dell'allora governo di centrosinistra, che alzò l'obbligo scolastico di 1 anno, impedendo alla formazione professionale di assolverlo, con, io credo, l'intento, anche se vogliamo, tutto sommato capibile, che bisognava alzare il livello culturale delle persone, solo che è stata fatta un'operazione assolutamente incredibile, perché si è detto, gli alunni, cioè gli allievi, dopo la terza media, devono fare 1 altro anno di scuola, dove, come, non ha nessuna importanza, bocciati, non è un problema, devono fare 1 altro anno, dopodiché potranno scegliere. Tutti gli allievi che fino a quell'anno avevano scelto la formazione professionale hanno dovuto fare per 1 anno un istituto tecnico, un liceo. Normalmente si sceglieva quello più vicino a casa, perché non avendo nessun obiettivo, promosso o non promosso, che te frega, scusate il termine, ma vai dove è più comodo, vai dove c'è l'amico. Tanto i genitori, molti arrabbiatissimi, non davano i soldi per pagare i libri, che spesso sono di un biennio. Perché voi dovete immaginare la situazione. Io voglio fare il parrucchiere, la mamma dice sì, ma per 1 anno devi andare all'istituto, al liceo classico. A fare cosa? Non si capisce. Era proprio così, eh? Infatti è una memoria storica che serve anche a noi che l'abbiamo vissuta. Quindi immaginate la scena, ragazzi che arrivano alle scuole superiori, in cui non si sa, che non hanno nessuno stimolo, che fanno 1 anno di parcheggio, spesso tirandosi dietro altri ragazzi, perché io anche qua immedesimiamoci in un ragazzino di 14 anni che studia e vede 2 compagni in fondo che non fanno niente. La professoressa, dopo la terza volta che le ha detto studia, basta, anche perché i genitori gli hanno detto non dica più niente a mio figlio, perché mio figlio vuole far parrucchiere, immagino che qualche altro ragazzino sia andato dietro a questa onda. Sono arrivati quindi ancora più devastati, perché devastato una persona non solo perché non li si è valorizzati su nulla, gli si è detto non vali niente, ti costringo a fare una cosa che non vuoi fare, dimostrandoti che non vali niente. Non credo sia stata questa l'intenzione di chi ha fatto la legge, ma questo è il risultato. Per cui eravamo da noi ragazzi che avevamo fatto 1 anno di scuola selvaggia, ma proprio... Quello è stato l'anno anche dei fondi sociali europei, che in Regione Lombardia, come dire, hanno avuto un grosso input, una grossa incentivazione, quindi ha permesso anche di poter mettere in campo tanti corsi. Lì abbiamo cercato noi, proprio come piccolo ente, ci siamo detti, vabbè, sembra che tutto stia morendo, la formazione professionale sembra che dovrà... Però, insomma, io vedo questa gente qua che... Ci proviamo. E allora abbiamo provato a fare una cosa abbastanza strana per quei tempi, abbiamo chiesto 2 corsi biennali di disegnatore CAD, ha detto le vendite, mi pare, con l'idea di poter anche educarli, perché ci eravamo detti, ma perché io devo avere qua un ragazzino che sta 2 anni da me e non devo potergli dire nulla di quello che ha affascinato me, anche qui un inciso, magari non a scuola, però ad esempio su alcune opere di poeti, opere letterarie, oppure la scienza che mi appassionava particolarmente, la matematica, perché non posso dire e raccontare queste cose, solo perché io gli faccio fare un lavoro che in teoria non c'entra con la scienza? Allora abbiamo detto, mettiamo nei programmi materie di questo tipo, ho messo scienze, matematica, italiano, controcorrente perché nessuno lo faceva. E lì è stata un'avventura, lo descrive meglio il libro, per cui vado veloce, è stata un'avventura interessante perché ci siamo dovuti richiedere noi, che tra l'altro non venivamo dal mondo della scuola, perché si insegnano le cose che si insegnano a scuola, che non credo sia scontato, è la cosa più importante che bisognerebbe che sempre noi facessimo, no? Perché si insegna questa cosa? Soprattutto in un mondo in cui tutto era visto strumentalmente, insegno l'italiano perché così quando vai in ufficio sai parlare, finisce lì. Ci siamo dovuti ritrovare, a richiederci noi per primi qual era il gusto sulla materia che noi insegnavamo. Provato, e la cosa devo dire interessante, perché abbiamo visto che partendo da quel metodo che io avevo incontrato per la prima volta, che era il metodo del privilegiare il fare rispetto al dire, le cose funzionavano. Faccio un esempio stupido ma che forse fa capire. Io quest'estate parlavo con un mio amico che insegna disegno alle scuole medie, e allora parlando di queste cose, e mi dice, ah sì, perché anch'io faccio le cose pratiche. Ad esempio, per insegnare la prospettiva non gliela spiego, inizio a disegnarla io. Io l'ho fermato un attimo e ho detto, vedi, se tu lavorassi con me, io ti chiederei di far disegnare prima loro il disegno in prospettiva, senza dirgli niente.
questi comincerebbero a disegnare, no? Uno comincerebbe, disegna questa stanza, uno incomincia. Dopo li fermi, li aiuti, dici, vedete, avete fatto un disegno, vedete che è piatto, vedete che non funziona. Allora incomincia a dirgli come si fa la prospettiva, cosa c'è dietro. Cioè tu spieghi una cosa che c'entra con quello che lui ha già iniziato ad incontrare. Questo è il metodo del lavoro. Non è la pratica rispetto alla teoria, che poi non si capisce mai cosa voglia dire. Perché si può insegnare una materia pratica in una maniera assolutamente teorica. Come si può insegnare una materia teorica in una maniera assolutamente pratica. Scusate il gioco di parole. È il metodo che mi aveva affascinato rispetto alla formazione professionale. Lì siamo andati. Quando nel 2003 è uscita la riforma Moratti, e soprattutto quando la Regione ha anticipato la riforma del secondo ciclo, quindi delle scuole medie superiori, è come se ci fosse stata una ventata di, cioè come dire, ma allora ci abbiamo azzeccato, cioè come dire, allora non era un'utopia pensare questa cosa. Per cui abbiamo potuto iniziare a mettere a sistema quello che avevamo in maniera molto molto volontaristica, diciamo, nel senso proprio artigianale, iniziato a fare. Perché sia la riforma Moratti che la sperimentazione della Regione hanno dato proprio valore a questo tipo di percorso, dicendo appunto che la formazione professionale poteva essere col suo metodo un'altra strada per raggiungere gli stessi obiettivi. Non un'altra strada per raggiungere un obiettivo minimale, ma una strada didattica per raggiungere obiettivi che un ragazzo normalmente raggiunge in altre scuole. E lì è stato veramente interessante, perché lì, pensate questa la scena che normalmente mi capitava quando dopo in terza media arrivano le mamme o il papà con i figli e chiedono, no? Allora, com'è la scuola, cosa fa mio figlio, cosa può fare, io gli racconto tutto. La scena era classica, il figlio o la figlia che gli si illuminavano gli occhi, perché capiva subito che si stava parlando di una cosa diversa da quella che aveva visto alle medie. Poi la madre, normalmente la madre mi domandava, in senso pratico, dice, ma dopo? E prima dovevo dirgli, dopo si ricomincia, perché se dopo 2 anni le cose vanno bene, cioè sua figlia o suo figlio va bene, magari può fare l'istituto tecnico, ma ripartendo dalla prima, capite che non era proprio una... Per cui la madre si intristisce, il figlio dice, ma se questo è il mio destino, allora non va mica tanto bene. Quando è iniziato ad arrivare la ventata della riforma e la legge 19 lo ribadisce in maniera assolutamente netta, che invece il percorso non è terminale, cioè non è qualcosa che va a morire, un binario morto che va occupato parzialmente, ma che può essere una prospettiva di rilancio, beh, capite che io faccio sorridere il ragazzo e la mamma. Eh sì, perché a questo punto non devo più dirgli, guardi, fra 2 anni ricomincia da capo, possiamo andare avanti. In questo senso anche l'aver ribadito nella legge la possibilità di un quinto anno, cioè di poter dare ancora più forza a questo tipo di metodo che parte dall'operatività per arrivare anche a una cultura più ampia, e perché no, io spero sempre, lo dico dovunque vado, speriamo si possano i nostri allievi iscrivere anche all'università un domani, perché a quel punto sarà l'università che dovrà dirci se i nostri allievi non valgono, quelli che vogliono, perché alla fine della terza molti andranno a lavorare. Sarà l'università a dover dire che non funzioniamo. Questa cosa qui chiaramente, in Lombardia questo è successo, ed è una cosa che credo farebbe un grandissimo bene a tutti in Italia, perché la situazione, io li chiamo i brutti anatroccoli della scuola, è una situazione che sta aumentando, e li chiamo i brutti anatroccoli perché mi ha colpito, io ho riletto per altri motivi la favola, e chiudo così con questa cosa che, come dire, chiude il cerchio della questione dell'educazione. Il brutto anatroccolo, se ci pensate, non era né brutto né tantomeno anatroccolo. L'educazione non è tentare di plasmare la personalità per farla arrivare a qualcosa che non è. Il brutto anatroccolo ha rincontrato se stesso. Allora io, come dire, la scuola, l'educazione è tentare di fare in modo che l'allievo, il ragazzo, te stesso, perché poi è un'educazione continua, riscopri quello che sei e che vali veramente. Per cui uno un domani potrà decidere liberamente di andare in officina a lavorare, ci mancherebbe, anzi il lavoro è come, non è questo il problema, ma che uno scopra questo come valorizzazione delle potenzialità che ha, cioè ci vuole un maestro che possa dirgli vedi che ce la fai, vedi che puoi farcela, e questo è dentro la possibilità di dargli regole e degli obiettivi alti. Perché io vedo quando sono valorizzato, non quando la mamma, io mi medesimo mio figlio, scusate, quando ho bambini piccoli, no? Quando la mamma dice sì sì va bene, allora facciamo quello che vuoi tu, lì il figlio non è valorizzato, ma quando la mamma gli dice devi fare quella cosa lì, no non voglio, ma quando ce la fa, la prima cosa che fa dice oh ce l'ho fatta,
Per cui noi dobbiamo chiedere di più paradossalmente. Più c'è una carenza di impegno, di capacità di studio, noi possiamo chiedere di più ai nostri ragazzi con la coscienza che ci sono strade diverse, possibilità diverse per raggiungerle e con la coscienza che, come dire, a nessuno deve essere ridotto il desiderio sulla propria vita. Grazie. Grazie Diego per la storia che hai tracciato. Allora do la parola a Jacopo Vignali, per vedere se anche qui è l'impresa, non l'officina, ma per rispondere alla dilatazione del desiderio di cui ha introdotto adesso Diego. Ma prima di tutto buongiorno a tutti. Ma la cosa paradossale della legge della Regione Lombardia è che aiuta anche noi che non siamo un centro di formazione. Spiego, perché altrimenti così potrebbe diventare un attimino. Noi nasciamo come un'associazione di volontariato che aveva come compito quello di accompagnare al lavoro i ragazzi che o smettevano la scuola in terza media e non avevano più desiderio di fare altre cose, o proprio quelli che per vari motivi erano proprio lasciati ai margini della società. E fondamentalmente il nostro lavoro era quello di, l'Emilia che è la nostra fondatrice, era quello di aiutare questi ragazzi, portarli a lavorare, cercare con gli imprenditori che prendessero questi ragazzi e che gli insegnassero un lavoro, dove il compito più difficile era quello di far sì che gli imprenditori diventassero maestri. Difficile perché normalmente un imprenditore non ha tempo da perdere, soprattutto in Brianza, dove è molto chiaro la questione del lavoro uguale profitto. Però in Brianza c'è anche una terra anche molto forte di artigiani, molto ricca, in cui c'è un desiderio anche di tramandare questa cosa. E l'esperimento iniziò, chiaramente iniziò con degli amici e pian piano funzionò. Poi pian piano, mi leggo a quello che ha detto appena adesso Diego, è nata la grande riforma Berlinguer e noi siamo stati chiamati in causa dalla riforma Berlinguer, nel senso che a un certo punto un istituto tecnico di Carate Brianza, molto grande, che ha più di 1000 studenti, dopo l'inizio della riforma Berlinguer ci chiama a ottobre dicendo: io ho 24 studenti che non sanno, non vogliono frequentare, non frequentano, cosa facciamo? Mandiamoli tutti a lavorare. Un attimino, non si può prendere così facilmente. E allora la regione fece un bando su un corso destrutturato sull'area tecnologica elettrica e noi partecipammo a questo bando in accordo con la scuola e prendemmo 16 ragazzi. Il primo giorno di scuola di questi 16 ragazzi, chiamati così destrutturati, fu questo. Lo racconto anche nel libro, ma è abbastanza interessante. La maestra d'inglese fu legata e scocciata a una sedia e filmata. Non c'era ancora YouTube, quindi non era filmato, non fu mandato direttamente. La maestra la professoressa di lettere diede le dimissioni un'ora dopo. Quindi io alla sera mi trovai senza l'insegnante inglese, perché era poveretta legata a una sedia, e senza l'insegnante di lettere. E a quel punto dissi: bella la formazione, interessante, pues cosa facciamo? Ah, in realtà racconto questo perché da quello poi nacque un forte desiderio, che era quello di vedere questi ragazzi e provare ad aiutarli a metterli al centro, che è poi quello che la legge pone in maniera molto forte, cioè metterli al centro, dargli la consapevolezza che loro valgono e che ce la possono fare in tutti i sensi. E da lì, poi dopo chiaramente con la riforma Moratti questo fu più semplice, decidemmo anche noi di fare formazione professionale nell'ambito più vicino a quello che erano il desiderio dei ragazzi, cioè quello di potersi immediatamente immedesimare in un lavoro pratico. Perché fondamentalmente i ragazzi che noi incontriamo oggi sono tutti ragazzi che studiare non hanno una grande voglia, non hanno una grande voglia di impegnarsi, però hanno un grande desiderio di
mettersi in mostra, ma in una mostra buona, nel senso di far vedere che valgono. E allora scegliemmo ai tempi, 3 anni fa, l'idea di fare il gastronomico, l'aiuto cuoco, perché sapevamo che questo poteva essere un impegno forte da un certo punto di vista dell'attività, diciamo, più tecnica, professionale. E la legge regionale ci aiutò moltissimo, perché il problema nostro iniziale è che da quei 16 destrutturati, uno quest'anno si è diplomato, quindi è passato dall'area tecnicologica, e grazie alle passerelle che ci sono state, che sono possibili tramite la legge, pian piano ha fatto il suo percorso, ha fatto i suoi 3 anni, adesso è diplomato. Tra l'altro si vede nel video, si chiama Giacomo, c'è qua anche tua mamma. Si è diplomato ed è stato il secondo tra quelli che ha conseguito come punteggio, ma la cosa impressionante è che oggi lui è assunto in un hotel a 5 stelle a St. Moritz e guadagna più dei suoi professori in questo momento. Questo è un nota bene, ma non poco, perché è una cosa impressionante, cioè la cosa impressionante è quando tu li prendi sul serio, perché questi ragazzi, non voglio ripetere ciò che ha detto precedentemente Diego, hanno un fortissimo desiderio e quando tu li prendi sul serio loro ci stanno. Ecco, io credo che fondamentalmente il nostro lavoro, il lavoro che io con tutti i miei collaboratori abbiamo, sia quello di poterli creare le occasioni per loro, che loro possano mettersi in mostra. E quindi da questo punto di vista è un lavoro continuo, perché non è semplicemente quello di insegnare, ma è quello anche di educare, dove questa parola una contiene l'altra, da un certo punto di vista. E per educare vuol dire prima di tutto scommettere su di loro, e secondo tutto vuol dire rischiare, perché tu non sai mai, inizi con un numero, non sai con che cosa finirai, non sai con che strada loro faranno. Noi, ce la contavo prima a Emma, che abbiamo finito quest'anno, abbiamo fatto il primo corso triennale, tutti diplomati bene, tutti contenti, abbiamo fatto loro, ho trovato 7 posti di lavoro, no, noi d'estate non lavoriamo, dobbiamo andare in vacanza, poi quando torneremo ne parleremo. E lì inizi a dire, no, forse abbiamo sbagliato qualcosina. Però in realtà fa parte, non dico del gioco, perché è proprio uno scommettere, perché noi quei 7 li riprenderemo tutti a settembre e con loro inizieremo un cammino di nuovo sul mondo del lavoro, perché quando uno educa deve capire benissimo che il risultato non potrà mai prevederlo prima, è una scommessa continua e soprattutto che l'esito tu non lo conosci fino a fondo, però è il nostro lavoro, è quello che ci interessa di più, creargli delle occasioni. Noi abbiamo iniziato, la prima cosa che io avevo studiato un po' era stato il modello dei tossicodipendenti di Muccioli, perché a me colpiva molto il modello di Muccioli rispetto al fatto dell'eccellenza, del fatto che certe persone messe in un certo contesto possono dare un risultato quasi unico. Oggi come oggi i prodotti che fa Muccioli sono unici rispetto al mondo. Quindi il primo lavoro nostro è stato quello di andare a cercare dei professori capaci di poter dare a loro questo tipo di desiderio, quindi non trovare lo chef normale, ma uno chef che magari aveva un'esperienza stellata da un punto di vista del Michelin o degli altri, che potesse tramandare a loro questa cosa. E questo secondo me è stato un modello che molto ha colpito la gente, perché tutti pensano che per un certo tipo di ragazzo vada un certo tipo di dimensione, invece no. Il fattore di poter aiutarli, farli vedere una passione, una cosa, cambia il loro desiderio. La seconda cosa è stata quella, essendo un centro di formazione professionale legato al lavoro, è quello del dialogo con gli imprenditori. Noi questo, per fortuna, avevamo questa grande eredità di Emilia, che aveva questa passione per l'umano enorme, quindi andava a parlare con gli imprenditori lì, cercava di farli partecipi, chiedeva che fossero loro maestri, e questo noi abbiamo continuato, tanto che a un certo punto, un giorno, in un dialogo con un imprenditore, lui ci disse: guardi, voi ci chiedete di educare i ragazzi, ma chi educa me? E da lì siamo partiti a fare un incontro bimestrale
con tutti gli imprenditori in Brianza, che ripeto, sono gente che normalmente il loro tempo lo conteggiano in maniera molto particolare, eppure ogni volta eravamo 10-15 in più, tanto che ormai non riusciamo più neanche a farlo a cena perché siamo più di 100 persone, quindi dobbiamo fare in un certo modo un dialogo costante, farlo separatamente per vari settori. E da lì nasce proprio un dialogo bello, perché capisci che c'è una grande fortuna per il ragazzo quando trova qualcuno che gli vuole bene, perché cambia completamente. C'è nel libro un piccolo episodio che ho raccontato anche a Emma, di un ragazzo che faceva il carrozziere, perché noi abbiamo il triennale come formazione professionale più altri piccoli corsi legati sempre alla formazione su anche ambiti carrozziere o comunque formazione elettrica. Questo ragazzo, tutto di punto vestito, molto elegante, va in carrozzeria, il primo giorno di lavoro gli dice: guardi, lucida la macchina. E lui lucida la macchina, peccato che avesse una fibbia di quelle che si hanno adesso uso, e lucidando ha fatto completamente tutta la fiancata rigata. E questo qua la madre fa: guarda, vattene, non ti voglio più vedere. E noi ho detto, il nostro responsabile di inserimento lavorativo ha detto: vabbè, questo imprenditore ce lo siamo giocato, mandiamogli un bel mazzo di fiori, ringraziamolo. Lui il giorno dopo è tornato e fa: ne voglio un altro. Voglio lo stesso, perché voglio vedere se continua, e poi ne voglio un altro. E io ho detto: ma perché? Qual è la ragione? Fa: perché io ho capito che educando lui ho educato me. E che cos'è il valore del lavoro? Ecco, questo, come dice Diego, sono miracoli, perché il nostro lavoro ci porta a questo, ma è quello che ci colpisce, perché poi questo ragazzo non ha fatto il carrozziere, posso confermarlo, però il fatto che qualcuno gli abbia dato una seconda possibilità e l'abbia valorizzato rispetto a questa cosa ci ha permesso a noi di potergli fare un cammino per lui personalizzato ed aiutarlo per inserirlo nel mondo del lavoro. Ecco, io credo che fondamentalmente bisogna veramente ringraziare moltissimo l'operato di questi anni della Regione, perché i numeri sono chiari, però spesse volte vengono letti un po' trascuratamente. Si pensa veramente che la formazione professionale, comunque l'area del disagio, sia una piccola parte, comunque spesse volte scambiata per la tossicodipendenza o per un altro genere. In realtà il disagio è forte, perché l'abbandono scolastico è fortissimo in Lombardia come in altre regioni, e questo nucleo di persone ce ne sono tante. La possibilità che ci viene data di aiutarli non è banale, anzi è unica, perché veramente poi dopo li mette, fa sì che dei ragazzi che per molte persone sono considerati come quelli, sì, ok, dobbiamo cercare di aiutare, a essere invece, per esempio, cercati. L'altra, concludo dicendo che l'altra cosa che colpisce della formazione professionale, noi facciamo un ambito abbastanza richiesto, ce ne sono alcuni come i tornitori molto, molto, molto più richiesti, però la cosa bella è che poi questi vengono cercati. C'è un ragazzo che viene fuori dalla formazione professionale, inizia ad avere 3, 4, 5 proposte di lavoro. E uno che per anni è stato bistrattato, normalmente veniva messo fuori dalla classe perché era colui che disturbava, a un certo punto è protagonista, cioè viene ricercato, viene chiamato, è lui che fa, che opera, è lui che può decidere. Capite che è una cosa, quando capita a me, ne sono orgoglioso, senza schiamarmi 3-4 persone per propormi un lavoro, dico: beh, insomma, proprio stupido, non so. Ecco, pensate a un ragazzo di 17 anni che è messo in questa condizione, è unica. Ed è una cosa, secondo me, bellissima. Per questo io ringrazio veramente l'operato e mi auguro possa continuare. Grazie. Grazie a Vignari che ci ha raccontato l'esperienza dell'impresa. Se tutto ciò che hanno raccontato è stato possibile, lo si deve, uno, all'assistenza che dal cielo ci fa Marino Bassi, che ricordo perché è stato iniziatore della partita dell'iniziativa, e poi mi verrebbe da dire che però Roberto Albonetti sia direttore generale dell'assessorato alla pesca, nel senso che qui il tracciato di reti che è stato fatto
e di come queste reti siano capaci di rispondere ad essere ancore di salvataggio per l'assistenza sociale, non per l'assessorato all'assistenza sociale, ma di un assessorato che si chiama istruzione, formazione e lavoro, che sia una risposta ai bisogni meglio di quello del normalmente è il ministero del welfare o dell'assessorato al welfare. Credo che qui stia un pezzo di non di miracolo, ma di aver saputo guardare la realtà in un modo tale da impostare il lavoro in questo settore tale per riadeguarlo a quelli che erano i bisogni nuovi che sorgevano. Credo che questa sia la parte su cui vorremmo ascoltarti e sentire come quindi hai seguito tutto l'evolversi, ovviamente con tutti i collaboratori che non ricordo più, se no se facevi tutto da solo va bene, superomismo. Dunque, io credo che il punto di partenza, e mi rilascio subito a quello che è stato detto qui, il punto di partenza sia stato uno, cioè nel considerare che comunque quella risposta ad un bisogno che è stata più volte rievocata è comunque la risposta ad una persona che è una, che è una persona che è unica nel suo desiderio, nella sua necessità di bisogno. Per cui istruzione, formazione e lavoro l'abbiamo iniziato a considerare esattamente così, cioè come unica risposta ad un bisogno unico su un'unica persona, non più come competenze e funzioni separate. Ho letto adesso in questi giorni, d'estate si dice tanto, no? Chiacchiere utili e meno utili, c'è chi dice che l'educazione non ha una funzione sociale. Noi in Lombardia pensiamo esattamente l'opposto. L'abbiamo fatto, l'avete sentito, l'avete ascoltato, poi non sono io che devo dirvelo, io dico sempre, quando chiedono qualcosa a me, dico sempre fate parlare chi concretamente fa, cioè chi, no, il centro di formazione, tutti gli amici che hanno parlato qui, che sono presenti in sala, perché invece è esattamente l'opposto. E questo è stato il punto di partenza. Noi avevamo di fatto tre deleghe completamente separate. Le due leggi, la legge 22 di riforma del mercato del lavoro e la legge 19 di riforma di istruzione, legge fra l'altro ricordo impugnata dal Presidente Governo e non ancora, lo dico Assessore in modo che tu magari possa parlare anche col tuo Ministro, e non ancora ritirata dall'attuale dall'attuale Governo. Il compito di queste due leggi è stato esattamente questo, è stato quello appunto di unificare le competenze e di dare una risposta unica, secondo un principio, che è un principio proprio dell'amministrazione sussidiaria, che è il compito che a noi viene affidato sempre dal Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, dall'Assessore, dalla Giunta, dal Segretario Generale, che è quello sostanzialmente di valorizzare quelle che sono delle relazioni sociali. Il compito nostro non è quello di omologare quello che è una risposta ad un bisogno. Noi come Regione non credo che saremo capaci di fare qualcosa di meglio rispetto a quello che avete sentito qui oggi. Non siamo noi che possiamo inventarsi una risposta possibile ad un bisogno diversificato su un territorio, non siamo certamente noi che possiamo identificare quelli che sono i percorsi più giusti per rispondere a alle cose che abbiamo ascoltato. Noi però possiamo fare una cosa come ente di governo, che è quello di valorizzare delle relazioni sociali. Cioè valorizzare le relazioni fra dei soggetti, valorizzare le relazioni sociali che poi generano corpi intermedi, che poi generano i centri di formazione, generano l'agenzia formativa, generano le scuole private. Questo è il nostro compito. Noi con la legge 22, con la legge 19 abbiamo fatto esattamente questo. Cioè abbiamo detto e abbiamo dichiarato a tutti che fuori dai nostri palazzi c'erano già le risposte a quelli che erano i bisogni della società lombarda e abbiamo detto di andarle a cercare lì. Non abbiamo detto che le abbiamo noi, abbiamo detto di andare a cercarle lì. Io sono molto grato a Emma Neri per il lavoro che ha fatto, perché ha dato evidenza alla storia che in questi anni, da questo punto di vista, si è sviluppata in Regione Lombardia, e questo credo che sia un dato importante. L'altra considerazione che va fatta è che anche dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse, anche lei abbiamo fatto una scommessa che va esattamente in questa direzione, che è esattamente la declinazione di quello che ho appena detto. Cioè noi abbiamo spostato le risorse direttamente sulle persone. Abbiamo fatto in modo che la libertà di scelta da parte delle singole persone, da parte degli studenti, delle famiglie, fosse una libertà di scelta effettiva.
cioè che potessero effettivamente scegliere qual era l'agenzia formativa dove poter andare, qual era la scuola dove poter andare, qual era il centro dove poter andare, qual era l'offerta che meglio rispondeva a quello che era, a quello che è il bisogno del ragazzo. Perché la regione Lombardia è una terra ricchissima di formazione professionale, ci sono delle strutture formative che secondo me sono delle eccellenze a livello europeo, assolutamente delle eccellenze. Noi non abbiamo chiesto a loro di fermarsi, abbiamo chiesto a loro di riattivarsi in questo percorso, di fare in modo che la libertà di scelta da parte dei singoli nell'attivare loro fosse sempre più effettiva e reale. In concreto le risorse non vengono più date agli enti, vengono date direttamente alle persone. La dote scuola, la dote formazione, la dote lavoro sono risorse e servizi che vengono date direttamente alle persone. Oggi in Lombardia un ragazzo che vuole frequentare un percorso di istruzione e formazione professionale, che sono quelli che abbiamo visto, ha una dote di 4.500 euro con cui poter scegliere. 4.500 euro nel caso che scelga un centro di formazione professionale. Se è un centro di formazione pubblico, 2.500, perché lì riconosciamo già un costo che viene sostenuto da noi direttamente come regione rispetto al personale. E badate bene, questo costo qui, 4.500 euro, è infinitesimamente più basso di quello che è il costo pubblico, di quello che è il costo dello Stato, che è di 7.480. A parità di condizioni, a parità di percorsi, lascio stare la valutazione degli effetti. L'avete sentito voi, valutatelo voi, io dico sempre andate a vedere, vedete quello che fanno, eccetera, valutatelo. Chiara, la valutazione è un fatto importante, però la valutazione poi deve essere naturalmente finalizzata rispetto a percorsi e obiettivi molto chiari, o risultati molto chiari, non obiettivi, perché gli obiettivi sono capaci di utilizzarseli. 4.500 euro rispetto a 7.480. Allora io dico, da questo punto di vista, se la competenza su questo segmento fosse una competenza regionale e non statale, lo Stato ci guadagna o ci perde? Non solo dico da un punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dei ragazzi. Ci guadagna o ci perde? Secondo me ci guadagna, ma anche di molto. I tagli del triennale sulla prossima manovra finanziaria sono un'assurdità o forse sono giusti? Secondo me non sono un'assurdità. Capisco che. Secondo me non sono un'assurdità. Anzi, se fosse applicato un modello federale come noi stiamo applicando, ad esempio, in Regione Lombardia, probabilmente, adesso guardo Sanese, forse si sa tagliare ancora di più. Forse. E non credo di sbagliare più di tanto, anche perché poi i conti anche noi li facciamo come li fanno tutti. Quindi, questo è il modello che noi in Regione Lombardia abbiamo impostato e stiamo cercando di fare. È chiaro, qui siamo di fronte a questo punto, per rispondere anche ad alcune delle anche all'ultima provocazione di Jacopo, siamo di fronte ad un punto di svolta, nel senso che o effettivamente riusciamo a fare un passaggio per cui con il 119, col federalismo, viene riconosciuta competenza piena a Regione Lombardia e quindi il trasferimento delle risorse non secondo, no, il costo storico, ma secondo le prestazioni effettivamente rese. O altrimenti è chiaro che questo percorso rischia di essere difficile, molto oneroso, perché adesso noi siamo partiti con 570 ragazzi che facevano i percorsi di istruzione. Oggi sono 30.000, 40.000 con le ultime entrate. Fuori dalla porta ne abbiamo altri 30.000 che attendono, quindi abbiamo un potenziale di 70.000 ragazzi. Sono 70.000 ragazzi che non frequentano più la scuola ordinaria, i percorsi liceali, i percorsi professionali, vengono in istruzione e formazione professionale. Il travaso di risorse, non dico secondo il costo dello Stato, ma secondo il costo che abbiamo definito noi e che applichiamo noi agli enti, il travaso di risorse non avviene dallo Stato alla Regione. La Regione Lombardia fa fronte con risorse proprie a questo tipo di esigenza. La Giunta Formigoni investe 100 milioni di euro sull'istruzione e formazione professionale, investe 55 milioni di euro sul buono scuola, questi sono i numeri. Tutto a fronte, nonostante lo Stato non sostiene, questa è una cosa anche abbastanza elementare, insomma non so più chi dirla, lo Stato non sostiene più questo costo, non lo sostiene più perché questi ragazzi non sono più lì, sono passati di qua, e il fatto che siano passati di qua, questa cosa qui non viene riconosciuta. Quindi credo che questo, unitamente al 116, sia uno dei punti di passaggio fondamentali. Ma l'altra cosa che volevo sottolineare, che emerge molto dalle testimonianze di oggi, è questo. Noi non ci facciamo carico appena dei ragazzi della riforma lombarda. Noi cerchiamo di farci carico di ogni ragazzo della riforma lombarda.
Questo lo dico perché da qui discende, secondo me, un principio interessante che va a modificare anche un po' tutta l'impostazione dell'amministrazione pubblica. Nel senso che il farsi carico di quelle che sono le singole esigenze, di quelli che sono i bisogni della persona, che non è mai un bisogno indefinito e definito, ma è assolutamente mutevole, fa sì che anche il tuo modo di agire, il tuo modo di lavorare, inevitabilmente si modifica continuamente, cambia continuamente, perché si rapporta continuamente a quelli che sono i cambiamenti che i ragazzi che ti chiedono, che le famiglie ti chiedono, che è quello che il tessuto sociale di una regione come Lombardia, una regione estremamente dinamica, inevitabilmente ti richiede. Quindi questo è un altro elemento che secondo me è interessante, è stato uno degli elementi che veramente sta cambiando non solo l'offerta in Lombardia. Noi tenete presente che la 19 dice esattamente che l'istruzione in Lombardia è considerata da un punto di vista unitario, no? Quindi per noi i percorsi liceali, la formazione professionale, l'istruzione e formazione professionale fanno parte esattamente dello stesso sistema, non sono due cose diverse. Che i percorsi di inserimento lavorativo si ricongiungono esattamente su questo sistema, non sono due cose diverse. Che la presa in carico delle persone, anche sulle politiche del lavoro, è esattamente questo. Adesso credo in qualche sala qui di fianco stanno parlando di politiche attive e di politiche passive e stanno dicendo di come dare le risorse direttamente agli enti bilaterali o alle aziende per toglierle a chi ne ha, alle persone. Così l'assessore mi conferma. Bene. Ecco, noi non stiamo dicendo questo, no? Non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo una cosa che è esattamente diversa. Cioè stiamo dicendo di andare direttamente sulla persona e quindi consentire anche nel mondo del lavoro alla persona di fare una verifica di un inserimento lavorativo. E anche su questo, guardate, la premialità che noi riconosciamo agli enti rispetto per gli inserimenti lavorativi è esattamente sul fatto di aver conseguito meno l'inserimento lavorativo. Perché poi no, il rischio è che uno dice mettiamo a disposizione delle risorse per l'inserimento lavorativo, poi nessuno va a verificare se l'inserimento lavorativo c'è. Cereale, fittizio, eccetera, eccetera. Quindi, vabbè, intanto gliele date. Noi abbiamo fatto un conto a un certo punto in una provincia, avevamo un inserimento lavorativo che costava esattamente 47.000 euro all'anno. Forse era un po' troppo, no? La dote ha la possibilità di essere esattamente modulata e ha la possibilità di rispondere, credo, proprio letteralmente a questo tipo di esigenza. L'altro elemento che voglio evidenziare è che da questo punto di vista il lavoro di costruzione dei percorsi normativi è stato fatto effettivamente col concorso di tutti, nel senso che noi siamo arrivati alla formulazione di queste due leggi partendo comunque da una sperimentazione. Tutte le nostre azioni partono da questo, partono da una presa d'atto di quello che c'è, da una valorizzazione di quello che c'è, da una sperimentazione sul campo, da una valutazione degli esiti di quello che è stato realizzato. Questo produce un atto normativo, che è un atto normativo che ha esattamente la caratteristica che vi dicevo prima. Non sono mai norme di dettaglio, sono norme di principio che vanno a valorizzare appunto delle relazioni. Il continuo coinvolgimento dei soggetti e delle persone consente a noi poi da un punto di vista normativo, di modificare quelli che sono i percorsi. Lo dicevo prima rispetto ad alcune indicazioni che sia esempio che Jacopo tiravano fuori rispetto ai percorsi, e di modificare anche l'inizio dell'anno scolastico. Adesso io ho letto critiche in questi giorni sui giornali sul fatto che la Lombardia inizia la scuola l'8 di settembre. Non è che una mattina io sono arrivato in assessorato, stanco del viaggio, sono andato da Rossoni, gli ho detto iniziamo la scuola l'8 di settembre. Questo è stato un momento anche questo di concertazione, di confronto con le famiglie, con i ragazzi, con gli insegnanti, valutando quelli che erano anche i tempi della famiglia, le dinamiche familiari, valutando anche il fatto che Regione Lombardia ha fatto la scelta di investire sul prossimo triennio 30 milioni di euro su percorsi, no, sulle cosiddette summer school, che sono percorsi di apprendimento delle competenze fondamentali che vengono fatte al termine dell'anno scolastico oppure durante i periodi dell'anno, vacanze di Pasqua, di Natale, non so quando si è. Da lì è nata l'esigenza di fare quello. Anche questa è un'esigenza che nasce e si modifica da un confronto reale con quelle che sono le esigenze dei ragazzi, con quelle che sono le esigenze delle famiglie, quelle che sono le esigenze di un territorio che comunque di un mondo dell'impresa che è continuamente in evoluzione. Grazie. Io vorrei ringraziare tutti per il contributo che hanno dato, perché credo che sia stato
buono ed esemplificativo di quanto è contenuto nel libro. Ovvio che adesso rimane per tutti l'interesse ancora di più di prima per leggere direttamente dal testo che Emanuele ha steso. E quindi devo dire, però non entro nel merito delle cose dette, credo che siano state chiarissime, gli esempi molto chiari. Faccio solo una notazione da frequentatore di dibattiti, che la scarsissima mobilità che c'è stata in sala e l'interesse dei volti che avevate sul volto nel seguire le cose che venivano dette, alcune diciamo passaggi legislativi, tecnici ed amministrativi non propriamente semplicissime per chi non è del settore, e non essendo tutti dipendenti della regione Lombardia, lo dico, è la migliore riprova dell'interesse e dell'importanza che questo libro ha saputo dare, almeno che è stato l'interesse. Grazie a tutti per la partecipazione.